D'accordo, ragazzi, adesso andiamocene tutti a dormire. Sì, tutti a dormire, forza. Portate fuori il cane, non portatelo lo voglio fuori, più. Come, ragazzi, forza, per favore, ricopriranno i virus i bambini. Sono come spugne, sono appena nati. Come faccio a calmarmi? Per favore, calmati, amore mio. Combo, fuori. No. Ciao. È solo Combo. Oh, adesso Combo. La nostra stanza è piena di batteri. Devo disinfettare tutto. Va bene. Massimo, è pericoloso. Ti devi rilassare. Sei un po' tesa, sai. Sei tu che mi fai sentire tesa, vuoi che ti dica la verità? Sì, è tutta certo, colpa tua. Certo, come vuoi tu. Ma la tua tensione si ripercuoterà anche sui ragazzi. Non vorrai che si sentano abbandonati. Sto facendo del mio meglio, Massimo. Baciami. Oh, la mia bambina. Allora hai intenzione di darmelo o no, questo bacio? Te lo darei un bacio, ma nostra figlia sta piangendo perché ha fame. Sì, ho capito. Adesso la mamma ti dà un po' di lattuccio. Sì, Margherita. Adesso ci beviamo un po' di latte. E tu? Che cosa fai? Ti riposi? Invece di oziare, perché non vai a vedere come sta Lorenzo o se Delfina sta progettando una fuga o è già scappata? No, amore forse mio, ne sta architettando un'altra delle sue. Delfina è rinchiusa in prigione, non può scappare, tantomeno farti del male. Sì, ma assicurati che non sia fuggita. Non lo sai che sono nervosa e non riesco ad allattare. Va bene. Vado. C'è qualcuno mi cerca, tu di che sono nel mio ufficio. Non voglio che i ragazzi sappiano che sto andando in carcere. Me ne vado, eh. Io sto andando. Sì, ti ho sentito. Va. Ciao, amore mio. Sì, mamma è qui, sì. Come ti ho detto, Moncia, domani mattina me la svigno, me ne vado da questa topaia. Non rimarrò in questo buco. Né un minuto di più, né un minuto di meno. Mi porterai con te? No, ovviamente no. Ma se mi aiuterai potrò pensarci su. Scusa, una domanda. Che cosa nascondi lì dietro? No, niente. Piuttosto hai intenzione di fuggire dalla biblioteca? Lo sai benissimo che fuggirò dalla biblioteca. Cosa mi nascondi? Forza, mostramelo. Dammelo! Che significa? Mi piacciono i bambini. A me no. Me ne hanno tolto uno. Prima della galera. Era un maschietto. Oh, già. Si chiamava Francesco. O si chiama, no? E a te non piacerebbe avere un figlio? Un figlio? Cosa devo farci con un figlio? Sei matta. Che diavolo dovrei farci io con un bambino? Perché non pensi prima di parlare? Te la farò pagare! Hola, bambino! Oh, è venuto a farmi visita il padre! Se proverai anche solo a sfiorare la mia famiglia, ti ammazzo con le mie mani! Vengo qui e giuro che ti ammazzo! Aia, il papino si è arrabbiato! Che vuoi farmi? Mi vuoi dare una sculacciata? Te la farò pagare! Sciocco imbecille! Forza, signore, deve andarsene! Andiamo, signore! Oh, che prepotente! Avanti! Vai! Va bene, ho capito. Lasciami in pace. È Candelina! Valentina! Non posso crederci, Valentina, aspetta, Nicolas, per favore, ti prego, rispondimi! Che c'è, Nicolas? Sei completamente matto! Voglio sposarmi con te, Valentina, sul serio! Sei solo un bambino, cresci un po', tra noi due è finita, non te ne rendi conto? Calmati, Nico! Va bene, adesso mi calmo, sono pazzo d'amore, Nico, solo per Nico, te! Nico. No. Valentina, te lo chiedo per favore, sposiamoci. Lo sai cosa implica un matrimonio? Dai. Responsabilità, un matrimonio non è una cosa da poco. Beh, forse un po' è così, ma se vuoi non ci sposiamo. Possiamo sempre andarcene a vivere insieme. Prima vuoi sposarmi, poi vuoi vivere con me. Poi dubiterai di me e mi lascerai, Nico. No, invece no, sì. Valentina, sai no. Sai cosa penso? Che non hai la minima idea di quello che vuoi. Non mi riferisco a noi due, ma alla tua vita, ai tuoi progetti in generale, a tutto. Non porti mai a termine quello che inizi. Non sopporti i compromessi, le responsabilità. Sei inaffidabile, non cresci. Se non sai badare a te stesso, come puoi farti carico di questa relazione? Parla con Greenberg. Pensa al tuo passato, metti ordine nella tua testa. Goodbye. No, perdonami, amore mio, ma non posso venire. Sì, qui la situazione è molto strana. A dir la verità, è Flor che è strana. Senti, dimmi una cosa. Quando tua madre ha avuto tuo fratello, si comportava in modo strano? Ah. È strano, eh? Però, in fin dei conti, anche la situazione è... Ma dai. Strana. Perché Flor... Ma come è solo un animale, non ha colpa. È Flor che... Prima piange, quindi, e poi ci tratta bene, e poi ci tratta male. Non normale. È normale, Roberta. Non c'è niente non in cui... Non ci capisco niente. Essere madre è difficile. Ah. Ed essere padre? Guarda Massimo come si essere la chiama madre un più difficile, perché Thomas. Dovrebbe esserlo? Dipende. Perché...
Non lo so perché, ma suppongo che prima o poi non lo si sentirà meglio. Dipende da chi? Ah, certo, dipende dalla donna. Va bene, grazie amore mio, ti amo, ciao. Avete mai sentito parlare della depressione postpartum? Cosa? Sì, della depressione postpartum. Cosa? È quella che ha Flore. Lucia mi ha detto che ce l'ha avuta anche sua madre. Flore è depressa? Sì. No. Internet! Oh, ti stai guardando allo specchio? No, non mi stavo guardando allo specchio. Perché dovrei guardarmi allo specchio? Sono brutta? Ah, no, ma che dici, cara? Per aver partorito qualche giorno fa, hai un aspetto meraviglioso. È venuta per farmi sentire male, per farmi vedere il riflesso di me stessa. Ma che stai dicendo? Sono venuta soltanto per aiutarti. Perché? Da sola non ce la faccio? È questo che vuole dirmi, che non sono in grado? Ma per favore, no. Quello che volevo dirti è che, a mio parere, dovremmo organizzare un ricevimento di benvenuto per i 3 gemellini. Così i conoscenti sapranno della loro nascita. No, è giunto il momento, per nessun motivo. Io non voglio esporre i miei figli a continui flash, alle grida. Non mi interessa. Ancora non ho recuperato la mia forma e mi hanno detto che le foto ingrassano. Ah, mia cara, nessuno starà lì a guardarti. Al centro dell'attenzione ci saranno i bambini. Oltretutto, tu non sei affatto grassa. Ah, poverini, i miei piccoli gemellini, che sono gli unici in tutta la famiglia ad avere un padre e una madre che non sono sposati. Poveri angeli della nonna, non potranno mai vedere una foto della mamma con il vestito da sposa. Per sua informazione, se non siamo sposati, la colpa non è mia. Sono la prima che vuole sposarsi. Ultimamente sei molto nervosa, cara. Certo, sei stanca, sei stremata, ma non potresti assumere una tata? Da sola con 3 bambini è difficile. Dovrai pur dormire, tesoro mio. A me piace dormire. Di cosa mi accusa? Di trascorrere la notte sveglia accanto ai bambini? Ma perché scusa? Mi attacca? Perché ce l'ha con me? Perché è così cattiva? Per favore, sono l'unica persona che ti sta aiutando. Ah, Flor, che faccia tosta che hai. Oh, che succede? Perché piangi? Perché non vuoi una mamma come me? Brutta, grassa, incapace. Oh, non piangere, non piangere. Ciao, Lorenzo. Perché è così difficile rintracciarti? Dove ti nascondi, Lolo? Io ho bisogno di te in questo momento difficile. Non mi lascerei mica da sola, no? Proprio ora che vorrei redimermi. Io redimermi un corno! Che c'è? Che ti prende adesso? Che vuoi? Dalla nostra, il camaleonte! Ha detto che ci aiuterà a fuggire! Evitiamo il contatto, Perdonami per le fusioni. Il camaleonte! Questo camaleonte non sarà mica una delle tue stupide seguaci. No, dimenticatelo. Levati dalla testa queste tue idee assurde. È una tua compagna. Oh, è il massimo. È una di fiducia. 10 e lode. È la Speedy Gonzales della delinquenza. Bene. Conta fino a 3. Conta tu. 1, 2, 3. Bene. Che cos'è? Questo è il piano che mi ha consigliato il camaleonte. È la piantina della biblioteca con il tracciato che dovrai seguire. C'è scritto tutto. Orari, uscite d'emergenza. Te l'avevo detto che sono rapida. Abbiamo tra le mani il tuo piano di fuga. Yeah! Dammela, fammi vedere. Quindi questa è la pianta. Perfetto. Molto bene, adesso sì, Monja. Adesso sì. Sono pronta per la fuga. Vogliono una favola a lieto fine? Tutti uniti, in famiglia e in pace. E allora l'avranno. Ma sarà scritta col sangue. È giunto il tempo della mia vendetta. La mia ora è arrivata. È l'ora della... Oh, il contatto, evitiamo il contatto, Moncia. Ciao. No. Parla la contessa Anna Calderon della Oia. Di quale rivista? Telegossip. No, senta, mi perdoni, io non rilascio interviste. Sì, ero una cantante, sì. Ah, le hanno detto che sono eccezionale. Ah, la ringrazio. Eh sì, 3 gemelli. No, ancora non li abbiamo presentati in società, no. Beh, è logico che Florencia e Massimo vogliano sposarsi. No, ma la sua ex Delfina non è d'accordo.
Sì, è una vera disgrazia. Sì, sta ancora in carcere, sì. No, però Massimo ha la sua famiglia e guarda al futuro, sì. Stai parlando con qualcuno della mia vita privata, vero, mamma? No, con nessuno. Con tua zia Clementina di Cricoragan.